Dove andremo? Nei grandi depositi, un posto segreto, sì. Una panoramica dell'archivio di 40 anni di fotografia e cinema. 40 anni di fotografia e cinema qua dentro, eh? Di reperti audio video di una certa importanza. Certo. Non si pensi che qui mancano... Qui le ultime donazioni. Ah, Saticom questa. Questa è Plumbicom, devo uscire dal 120. Bella? Bella. Ah, ma qua abbiamo l'archivio. Archivio. Audio video. Le antiche foto, i miei reportage giovanili, quando amavo fare il fotografo. Beh, quando non esisteva Photoshop e si facevano i fotomontaggi lo stesso. Ah, sì, in camera oscura. Ah, ascensor. Qua c'è un altro piano. Qua ce ne sono 5. Storia di un'azienda e di tutti i libri comprati in anni e anni per scrivere i documentari. E qui c'è una parte delle videocassette film, 3000 videocassette VHS. Dove siamo finiti? Il parto numero 2. Ah, il parto numero 2. Vecchi materiali di mostre antiche. Ma ne hai di spazio qua? Vecchi pezzi di lanterne magiche un po' malandate ma restaurabili. Queste tutte macchine fotografiche non funzionanti ma buone da esposizione. Le funzionanti invece sono imballate e ne hai di funzionanti e catalogate. Qua invece le videocassette che ho prodotto io in tutti questi anni. Da questo lato monitor di tutti i tipi, di tutte le qualità. Da questo lato videoregistratori non funzionanti ma riparabili. Riparabili. Per poterli utilizzare per la digitalizzazione dei vari più strampalati formati possibili, immaginabili, audio e video. Questi sono tesi di laurea e materiale didattico usato all'università, all'accademia, nelle varie scuole. Qualsiasi autore che è diventato famoso adesso mi dice: arca miseria, quel primo lavoro da scemo che ho fatto per l'esame di Coassin, se lo avessi. È qua. È qua. Ah, beh no. Fine della fiera. Fine città. Ascensore. Luce. Spegniamo.